nasce a Pescara la prima ecospiaggia della città grazie alla collaborazione con la Fatere, che ha sostenuto il comune per la riqualificazione del tratto del litorale nei pressi di Via Muzzi e con l'appoggio di Legambiente, una sinergia per il recupero e la valorizzazione della spiaggia libera in questione che arriva subito dopo la conquista dell'ambita bandiera blu. Il progetto è stato illustrato tra gli altri dal sindaco Masci, dal general manager della Fatere Antonio Fazzari e dal presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco. Sono state proiettate le immagini in anteprima dell'aspetto che avrà la ecospiaggia libera di Pescara, ultimata entro la prima metà di luglio. Oggi è un giorno bello per Pescara perché insieme alla Fatere e alle Legambiente noi facciamo un'operazione che crea a Pescara la prima ecospiaggia, una spiaggia libera che è quella di fronte a Via Leopoldo Muzzi tra Nettuno e Giambo, che sarà realizzata in materiale ecocompatibile, dove si ricreeranno gli spazi dunali e che sarà inclusiva perché permetterà a chiunque, anche alle persone che hanno una disabilità, di poter frequentare tranquillamente la spiaggia. È una grande operazione che ha caratteristiche ambientali uniche. La Fatere investe 90.000 euro e il Comune di Pescara altri 50.000 euro, quindi è un investimento importante. Sì, per noi Pescara è la nostra casa, siamo qui dal 1958, quindi è un posto speciale e abbiamo interesse a prendercene cura, ma a prendercene cura insieme a tutti quelli che possono aiutare, innanzitutto le istituzioni, e quindi abbiamo accettato con grande piacere l'invito del Comune. Anche perché questo progetto ha a che fare con due cose che per noi sono molto importanti: l'inclusione e il rispetto dell'ambiente. Infine, Legambiente ha reso noti i dati sui rifiuti che si trovano anche sulle spiagge abruzzesi. Ovviamente la fanno da padrone, come dicevo prima, la plastica da un lato e le cicche, che sono purtroppo un vecchio vizio da cui non si riesce a venire fuori, e poi c'è l'elemento, diciamo, degli imballaggi e altre realtà. Ovviamente se mettiamo in campo anche azioni di prevenzione, questo ci aiuta nella maggior tutela. Fatere, è stato precisato, si inserisce in un più vasto piano voluto dall'azienda, sostiene e partecipa alle attività di sensibilizzazione di Legambiente Abruzzo, in particolare nelle scuole.